Questo è un video making of, dove vi mostriamo passo passo come abbiamo realizzato il video Come sopravvivere alla scuola. Se non avete ancora visto il video, cliccate qui o nel link in descrizione. Questa è la fase di scrittura del video, che viene prima di qualsiasi cosa, della realizzazione, del doppiaggio. Quindi in questo momento ci stiamo concentrando su come sfruttare gli strumenti che abbiamo. In questo caso, per esempio, abbiamo la penna i2-3D Vertical, con la quale abbiamo in mente di andare a realizzare questo video. L'idea che abbiamo avuto è quella di costruire una piccola scenografia nel quale inserire degli oggetti realizzati in 3D con la penna e alternarlo a disegni realizzati in digitale. L'ispirazione per questo video ce l'ha data un mio vecchio video caricato su questo canale. Abbiamo finito di scrivere il video, tutte le battute qua pronte per essere registrate, quindi fase subito successiva a questa è quella del doppiaggio. Ah, dai Riccardo, non farla così drammatica! Non dobbiamo rendere sempre tutto tragico. Dai, su, lascia fare a me. Caldo abbraccio delle mie coperte, borbottando cose del tipo: cosa fai? Lascia stare il mio panino e poi... Ok, adesso prendiamo il rumore di fondo, catturiamo, selezioniamo tutta la traccia e rimuoviamo l'eventuale rumore di fondo. Ultima cosa, applichiamo dei filtri di equalizzazione, così almeno l'effetto è proprio quello di una voce fighissima. Senza cercare continui modi per sopravvivere, ma iniziando a viverla. Quindi abbiamo deciso di preparare alcuni elementi della scenografia prima, in modo che magari le cose un po' più complicate, tipo la palma, guardate quanto mi è venuta bene la palma, cioè. E durante la registrazione sul set che adesso andremo a costruire, faremo le cose che possiamo fare lì per lì scrivendo in verticale con la penna. Cosa stai tentando di fare, Francesca? Questa è la parte superiore del corpo della pecora. A me sembra metà uovo, allora, rosa. È solo un uovo, ma poi crescerà e diventerà una pecora. Non fai prima a fare una coccinella? Registriamo tutto da capo, cancellando pecore e scrivendo coccinelle. Sì, faccio tipo un branco di coccinelle che attraversano la strada. Ma poi perché ha alcuni punti in cui non c'è la lana? Che l'hanno tosata. Abbiamo fatto una prova di come sarà il set, più o meno è questo. Abbiamo avuto la fortuna di avere questi pannelli pinto a legno che avevo comprato per fare un video che non farò mai. Li abbiamo riciclati per costruire questo piccolo set con tanto di questa pedana. Ogni volta possiamo prendere, pulire e far tornare il set come nuovo e registrare un'altra scena del video. Ragazzi, questa qui è una lampada. Cambiate tutte le luci dei vostri lampadari. Metti! Con questo. Metti! Sì, ombre cinesi. Anche se adesso abbiamo appena montato le luci e potremmo iniziare a registrare, c'è un problema. Che è cioè quello, vedete? La luce del giorno che malgrado tutto c'è ed è reale e andrà a influire nel nostro video, quindi dobbiamo aspettare che cali la notte per iniziare a registrare. Abbiamo già avuto modo di vedere come la luce influisce sulle riprese, anche se chiudiamo tutto quanto, quel barlume di luce passa sempre e si vede. Scuola pronta, bam, fatta! Come ti senti? Mezzanotte due. No, non è vero, ho fuori. Fatto la parola scuola che è all'inizio del video. Oh, le 5, buongiorno, tra poco è l'alba. Se arriva l'alba, la nostra illuminazione se ne va a quel paese. Signori, come era stato previsto. E aprendo la porta, oh guarda c'è la Brina. E quella, signori miei, è l'alba. Oh, buongiorno. Buongiorno. Vai a fare le marachelle durante la notte e noi siamo qui che lavoriamo. No, Riccardo, aprimi. Dai, Ricca, tanto freddo. Sono le 8:10. Adesso è ufficialmente finito il video. Non è vero. Ancora c'è il montaggio e tutto il resto, però intanto le riprese sono finite, eh? E ora c'è una delle parti più importanti, cioè la fase di montaggio. Stiamo facendo questo video dopo aver già montato e registrato tutto quanto, perché appunto siamo stati così assorti. Quindi abbiamo preso il video, l'abbiamo messo su Photoshop e quindi per ogni scenografia e ogni zoom e ogni momento abbiamo realizzato i disegni. Tutti i disegni che ho realizzato io sono di una tonalità su blu, Francesca ha realizzato invece i suoi disegni tutti sulla tonalità di rosso. Abbiamo applicato un effetto di tremolio, diciamo, nel disegno che lo rendesse un pochino più vivo. Fun fact, alle 6:20 io stavo lavorando e ho quasi finito di fare tutto quanto e a un certo punto, boom, mi dice che tutti i file di Francesca non riusciva più a leggerli. Poi, boom, tutti i miei disegni non ci sono più. Sparite tutte! E quindi li abbiamo fatti tutti due volte. Oh mio Dio, ancora se ci penso. Non useremo più le cartelle condivise in rete. Se capite dove abbiamo sbagliato, ditecelo. A parte nella nostra vita scegliere questo lavoro, intendo. Esatto. Riccardo e Francesca hanno ufficialmente finito le riprese.
E come festeggiano Francesca e Riccardo? Preparandosi un po' di ramen perché hanno fame. Runner Rospi, spero che questo video vi sia piaciuto. E se vi è piaciuto non dimenticate di mettere un mi piacino. E fatemi sapere con un commento qui sotto al video se vi è sembrato un video interessante e se ne vorreste vedere altri. Inoltre sappiate che il 23 ottobre saremo presenti al centro commerciale Romagna Shopping Valley a Savignano sul Rubicone per un evento tutto incentrato su Aidu 3D Vertical. Vi aspettiamo in tanti. Io vi mando un abbraccio e un buffetto affettuoso. Ciao ciao!